Ferdinando Scarfiotti, Nando per gli amici, nasce a Potenza Picena il 6 marzo del 1941, nella casa di campagna di famiglia. Suo padre Paolo, industriale, e sua madre Luisa Solari provengono dal Piemonte. Con la sorella Giovanna e il fratello Emanuele, Nando è il secondo di tre figli. Suo nonno Lodovico Scarfiotti è stato il primo presidente della fabbrica automobili di Torino, divenuta poi Fiat, nata l'11 luglio del 1899, dall'iniziativa di 9 imprenditori piemontesi, affascinati dalle prospettive create dal nuovo e rivoluzionario mezzo di locomozione. Giovanni Agnelli, nonno dell'avvocato, era il segretario del consiglio di amministrazione. Nel 1906 Lodovico Scarfiotti decide però di trasferire i suoi interessi nelle Marche, a Porto Recanati. Qui, nel dicembre dello stesso anno, fonda la Cementi, una società in accomandita semplice per la costruzione di opere in cemento. Quando nel 1941 nasce Nando, sono già i tempi duri della guerra. La casa della famiglia Scarfiotti di Porto Recanati viene occupata e la produzione dell'industria cementi subisce un'interruzione. Nando trascorre la sua fanciullezza frequentando le scuole di Porto Recanati e gli svaghi che questa cittadina poteva offrire ai ragazzi negli anni 50. Dopo le medie, la famiglia si trasferisce a Roma, dove Nando frequenta il ginnasio, il liceo classico e più tardi si iscrive alla facoltà di architettura. Ogni estate, alla fine delle scuole, la famiglia tornava tutta nella casa di campagna di Potenza Picena, ma il polo di attrazione dei ragazzi rimaneva comunque Porto Recanati, con la sua spiaggia, il cinema e i campi da tennis. Dopo 3 anni di architettura, affascinato dal mondo dello spettacolo, lascia nel 1960 gli studi. Si avvicina al mondo del teatro, conosce Luchino Visconti e diventa il suo assistente. Importante incontro per la sua vita, perché Luchino sarà da lui considerato il suo mentore. Tra tutti i suoi lavori, realizzati come suo assistente scenografo e costumista, il Giardino dei Ciliegi di Chekhov è forse il suo più importante impegno. Negli anni 60 e 70 disegna le scene e i costumi per il regista Patroni Griffi in 6 opere teatrali di Pirandello, Viviani, Goldoni, Bertolt Brecht e per il regista Luca Ronconi anche in un'opera di Shakespeare. C'è in queste opere uno Scarfiotti meticoloso e abile nel rendere stili e ambienti storici. E c'è uno Scarfiotti che realizza momenti simbolici e di sintesi, come per la esemplare e dadaista scenografia di Victor, di Vitrakt. Anche il teatro lirico è rimasto affascinato dalle sue scene e dai suoi costumi. Da Il Barbiere di Siviglia al Falstaff, al Cavaliere della Rosa, al Simon Boccanegra, al Rigoletto, all'Egmont, fino al Ballo in Maschera. Le sue creazioni hanno illuminato i teatri più importanti d'Europa. Ma il vertice della sua perfezione artistica arriva nel 1970, con il cinema, a fianco di Bernardo Bertolucci. Il loro primo film, Il Conformista, è il più inventato e liberamente critico dei film tratti da Moravia, di raffinata eleganza figurativa e di trascinante invenzione stilistica, tanto che Bernardo Bertolucci ebbe a dire: lavorare con lui è stata un'esperienza unica, una fatica incredibile, ma con risultati di grande soddisfazione, che hanno avuto apprezzamenti in tutto il mondo. Nel 1971 Visconti lo chiama di nuovo vicino a sé per il film Morte a Venezia, dal romanzo di Thomas Mann, in cui Nando contribuisce in maniera decisiva a restituire il clima estetizzante e decadente di quella città, vincendo nel 72 il Nastro d'Argento e il premio BAFTA della British Academy of Film and Television Arts. A Hollywood si fa conoscere con il film Avanti, di Billy Wilder, meglio conosciuto con il titolo Che cosa è successo tra mio padre e tua madre, interpretato da Jack Lemmon. Il giovane Scarfiotti ambienta ad Ischia questa commedia graffiante in perfetto equilibrio tra irriverenza e romanticismo. Trasferitosi nel 1974 negli Stati Uniti, lavora per alcuni anni per il teatro underground a New York e San Francisco, per stabilirsi poi definitivamente a Los Angeles, dedicandosi esclusivamente al cinema. La scenografia del film del 1976, Barocco, di André Téchiné,
gli valse in Francia la nomination al prestigioso premio César. Con l'arrivo sul grande schermo di un classico della letteratura popolare degli anni 30, il fumettistico Flash Gordon di Mike Hodge, Nando costruisce per questo film perfetti ingranaggi scenici, in equilibrio fra la misura e l'eccesso, realizzando autentici capolavori della visionarietà. Siamo negli anni 80. Il suo lavoro scenografico di questo periodo è talmente dominante e ricco di significati da influenzare registi come Warren Beatty in Love Affair e Paul Schrader in American Gigolo e Il bacio della pantera, nonché Francis Ford Coppola, che ha ancora nel suo ufficio il Chuck che è stato utilizzato nel Conformista. Nel cinema collabora anche con John Schlesinger in Honky Tonk Freeway, con Brian De Palma per gli stupendi effetti scenici in Scarface e con Barry Levinson per Toys, che nel 1993 gli vale una nuova candidatura all'Oscar, per l'originalissima scenografia ispirata alla pittura futurista e dadaista, al costruttivismo russo e al surrealismo di Magritte. Nando Scarfiotti è stato definito lo scenografo di Bertolucci per la sua intensa collaborazione con il regista in film come Ultimo tango a Parigi, Il tè nel deserto e L'ultimo imperatore, con il quale nel 1988 ha vinto il premio Oscar negli Stati Uniti, il David di Donatello e il Nastro d'argento in Italia. Ferdinando Scarfiotti for the last emperor. I wish to dedicate this award to the memory of Bruce Weintraub, Alan Stern, and Kelly English. I wish they were here tonight. I also would like to thank my art directors, Gianni Giovagnoni, Giovanni Silvestri, and Maria Teresa Barbasso, who for some reason could not be nominated. And a special thank to Bernardo for his incredible faith in this project. And thank you all. Ancora ragazzo, Nando aveva superato un'epatite virale che si era poi riaffacciata durante la lavorazione del film Il tè nel deserto, per colpirlo inesorabilmente a Los Angeles il 30 aprile del 1994. Aveva solo 53 anni.